La Roma cade in casa contro il Torino, Balotelli sotto i riflettori e Gattuso ed Ibra daranno la scossa? Ciao a tutti, buon 2020 e bentornati su una nuova puntata di One Football News. Siamo tornati più carichi che mai e cogliamo l'occasione per ringraziare il nostro Damiano che ci ha fatto compagnia in questa prima settimana dell'anno. Da oggi si riparte con un programma del tutto nuovo perché abbiamo programmato per voi dei contenuti che fino ad ora non si erano mai visti sul nostro canale. Il primo domani, infatti, andremo in onda con una versione completamente nuova di Zona Mista. Passate sulla nostra community per saperne di più. Mercoledì come al solito le news e giovedì invece un nuovo formato, quindi restate con noi, continuate a seguirci nei prossimi giorni e assicuratevi di iscrivervi al canale. Partiamo! E cominciamo con le partite andate in scena ieri prima di andare a analizzare quelle di oggi e poi nel finale andremo a vedere insieme le voci di calciomercato. Partiamo con la Roma che cade in casa contro il Torino in una partita strapiena di occasioni su tutte e due i fronti. I giallorossi provano a fare la partita però sprecano e non riescono a finalizzare subendo un gol da Andrea Belotti proprio appena prima del fischio della fine del primo tempo. Mazzarri quindi ha dato riposo un po' più tranquillo grazie al vantaggio. Una tranquillità che poi durante la ripresa ha permesso ai Granata di occupare bene il campo nonostante la supremazia giallorossa. Ma nel finale la beffa per i ragazzi di Fonseca che si vedono assegnare un calcio di rigore contro dopo una segnalazione del VAR. Netto fallo di mano di Smalling, calcio di rigore e Belotti trasforma segnando così la sua seconda rete della partita, salendo così a 9 reti in classifica marcatori, superando di un gol Lautaro Martinez che al momento è settimo con 8 gol. Insomma, per il Torino il 2020 non poteva cominciare in maniera migliore. Ebbene anche la Lazio che nonostante il gol subito da Balotelli all'inizio della gara vince per 2-1 grazie ai gol di un Immobile implacabile, autore di una favolosa doppietta che li fa inaugurare il 2020 nel migliore dei modi, salendo a 19 reti in questa stagione e staccando di 7 Romelu Lukaku momentaneamente a 12. Doppietta del Gallo, doppietta di Ciro, sarà contento Mancini che ora può cominciare a sognare in vista degli europei. E ora Balotelli che si trova ancora una volta sotto i riflettori per due motivi, anzi facciamo tre, perché primo è stato autore di una grande prestazione ieri contro la Lazio segnando il gol che ha aperto la partita, anche se poi i ragazzi di Inzaghi hanno avuto la meglio con una doppietta di Immobile. Secondo motivo, grazie al gol è lui l'uomo che apre il decennio per la seconda volta consecutiva. Apre questo decennio proprio come è successo in quello scorso quando con la maglia dell'Inter segnò il primo gol del 2010 e quindi degli anni 10 contro il Chievo, l'anno in cui poi i nerazzurri vinsero il triplete. E terzo motivo, purtroppo è stato vittima di nuovo di insulti razzisti da parte dei tifosi della Lazio. Ancora una volta in Serie A non si riesce a fare distinzione tra la critica diretta al giocatore per quella che è stata la sua prestazione, che sì ci sta, è lecita e il tifo è fatto anche di questo, e i cori contro un giocatore per il suo colore della pelle. La Serie A è razzista? Ce lo stiamo chiedendo, l'abbiamo fatto anche 2 settimane fa con un video, lo mettiamo qui sopra nel caso qualcuno di voi se lo fosse perso. È arrivata l'ora, secondo noi, di fare una netta distinzione per quello che riguarda i cori, critica al giocatore e cori razzisti. E soprattutto che si prendano provvedimenti contro questo tipo di avvenimenti, campagne di sensibilizzazione, sì, ma c'è bisogno di provvedere con misure adeguate anche all'interno degli stadi. Comunque sia, la Lazio si dissocia e lo fa con un comunicato. La società si dissocia nella maniera più tassativa dai comportamenti discriminatori messi in atto nel corso della partita contro il Brescia. La società ribadisce la condanna nei confronti di simili ingiustificate intemperanze e conferma di perseguire giudiziariamente chi di fatto tradisce la propria passione sportiva. Staremo allora a vedere quali saranno i provvedimenti. E ora torniamo alle squadre che scenderanno in campo oggi prima di passare alle voci di calciomercato. Si parte a mezzogiorno e mezzo con Bologna-Fiorentina con Chiesa che suona la carica e che afferma che vuole far riprendere quota la sua squadra ricominciando a scalare la classifica. E la grande scossa, quella più attesa, è quella di Ibrahimovic al Milan, che oggi alle 15 affronterà la Sampdoria a San Siro. Per quella che proprio grazie ad Ibrahimovic è la partita più attesa di questa giornata. Ibra convocato, sì, ma ancora non è chiaro se partirà dalla panchina o meno. Comunque sia, i tifosi vogliono Zlatan, lo acclamano e tutti noi siamo curiosi di vedere come si amalgamerà con questo gruppo. Il feeling sembra buono, sarà quindi capace di influenzare positivamente tutta la squadra? Giornata particolare anche per Daniel Maldini, alla sua seconda convocazione tra i grandi per questa stagione. La prima, ricordiamo, a novembre, nella partita contro il Napoli, nella quale però rimase in panchina per tutti i 90 minuti. Sempre alle 15 Juve-Cagliari con Sarri eternamente indeciso sul tridente d'attacco. Alle 18 Lecce-Udinese e invece questa sera chiuderanno la giornata Napoli e Inter che si scontreranno a San Paolo. Il Napoli come il Milan attende lo scossone da parte del suo tecnico Gattuso, sarà quindi una dura prova per Antonio Conte che nel frattempo ritrova 3 giocatori fondamentali, Barella e Sensi per il centrocampo e Sanchez per l'attacco. E ora una carrellata delle tanto attese voci di mercato. Sembra ormai vicinissimo l'acquisto di Lobotka da parte del Napoli. Lo slovacco non è stato convocato da Celta Vigo per la sua prossima sfida in campionato. In Danimarca credono che il passaggio di Eriksen all'Inter sia vicinissimo, niente Vidal quindi per i nerazzurri? Inter e Napoli potrebbero sfidarsi per Castrovilli della Fiorentina. Nel frattempo il Milan va in pressing su Todibo del Barcellona. Se arrivasse si apre la possibilità di un passaggio di Caldara all'Atalanta. Si raffredda il riscatto di Smalling, sembra che ora il giocatore voglia discutere il suo destino solo a giugno. Incredibile ma vero, il Chelsea vorrebbe riportare Gabigol in Europa e sarebbe pronto a scambiarlo con Giroud.
i brasiliani starebbero anche per vendere al Real Madrid il centrocampista classe 2002 Rainer per 30 milioni di euro. Ed è tutto per questo lunedì, se vi è piaciuta questa puntata lasciateci un like e ricordatevi di iscrivervi al canale. Ve lo ricordiamo, contenuti nuovi questa settimana, formati che fino ad ora non avete mai visto. Ora vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata e ci vediamo domani con Zona Mista. Ah, e mi raccomando, passate nella nostra community tab.